Vai, vai, vai. Allora, amici di Play TV, finalmente, dopo tutta questa settimana, l'ho rincorso, lo seguo, lo vado a prendere, lo incateno. Sono con il PR numero uno, intrattenitore di questo fantastico evento. Lui che quando prende il microfono tutti si rallegrano. Il mitico Enzo Mammato contro lo Stato. Ragazzi, finalmente con te, mi fa piacere. Ti fa piacere, ma questa è un'intervista seria o come la fate ma sempre come voi? Vuoi. Bene, la voglio con questo seria. Cappello ti Basta. Direi molto seria. Questo è molto Jonathan. Molto Jonathan. Ma io l'ho visto quel Jonathan, sì, ma cosa fa? Giro. Ma lui cosa fa? Lui lavora in banca. Lavora in banca? Sì. Ah, non sapevo. È amico di Lele, tiene il conto di Lele. Allora lo tiene in Svizzera. Allora Enzo, io sono molto contento di farti questa intervista. Perché? Perché ho visto che noi siamo qua per tutta questa settimana, in mezzo ai personaggi, abbiamo fatto un po' di interviste. Tu, posso ufficialmente nominarti come l'intrattenitore di questo evento e... insomma, un po' il numero uno dell'organizzazione anche, insieme a lei. Guarda, il torneo si dovrebbe chiamare, non ecco. Lele Mora, ma Enzo Mammato Event. Che Lele Mora incassa, io ci perdo il tempo, ci perdo la salute, ci perdo il lavoro, Lele incassa, io incasso. Si può dire? Ma fai quello che vuoi, Enzo, io ti darei anche il microfono. Io incasso, non come dice Lele, fisicamente, ma incasso mentalmente. Allora Enzo, dacci due, tre. Allora Enzo, facciamo la giornata tipo di Enzo, no? Mattino abbiamo molto piscina, no? Molto relax. Sì, arriviamo direttamente al pomeriggio dove si aprono i tornei verso le 17, no? Sì. 17, ora ufficiale del torneo. Allora, vi dico che il torneo di Lele Mora, per 10 anni lo fate tutti i 10. Per 7 anni, premi, ricchi, macchine, BMW. Gli ultimi 3 anni, sapete i problemi che ha avuto il Mora, c'erano lo stessi regali. Ma meno. Ci sono i calciatori che stanno ancora aspettando. Va bene, senso. Va bene, partono i tornei, no? Però c'è un momento della serata, anzi della giornata, verso le 19, dove scatta l'aperitivo glamour della Sardegna, sì, no? Il glamour... Enzo Mammato intrattiene tutti gli ospiti. Come fa Enzo Mammato a intrattenere gli ospiti? C'è allora, Lele che ci sta cacciando, abbiamo un minuto. Allora, voglio dire che mentre io intrattengo gli ospiti, la cosa più particolare di questo aperitivo è che Lele Mora taglia la frutta. Esatto, ma la frutta, quale frutta di Lele? Sì, Lele è bravissimo, riesce a tagliare la frutta, la gente mangia la frutta per farsi notare da Lele Mora. Esatto. Anche se non ha voglia, la mangia, vuol dire Lele ci sono anch'io, però a un certo punto mancano i tronisti. Ecco. Dottor Mammato, sapete perché mancano i tronisti? Ecco, ci dica. Perché c'è tutti i tipi di frutta tranne la banana. Che Lele Mora tiene? Sempre in casa, in camera, sotto al baldacchino. Ecco, Mammato, parliamo di questa categoria tronisti che so che lei piace molto. Sì. Cioè, lei ha le foto di tutti i tronisti in campo. A me piace il fatto che non piacciono i tronisti. Mi piace la Maria De Filippi come riesce a intortare l'Italia. E usare questi tronisti come pane quotidiano. Certo, è bravo. Lei è una grande perché riesce... Lei fa tutte le trasmissioni, a parte quella di Amici che è molto interessante a me. Cioè, bravo. Lei è bravissima. A parte sto invento quella invece così, quella trasmissione di sabato sera. La c'è posta per te. Oh, quel c'è posta per te, ragazzi, lo manderei io le poste e denuncerei Maria De Filippi. Ma tu, io la vedrei bene come postino di Maria. Mi piacerebbe vederla. No, sulla cioè... bici. Maria, vedi, sulla bici ci devo stare io. No. Mi piace. E allora, mentre l'unico programma che però fa uno share incredibile, non so. Qual è? Quello è il tronista, uomini e donne. Come mai, dottor Mammato? E non so, quella poltrona, bolle, ma... Bolle! Ma il bello che io, girando tutta l'Italia, al mio paese, nel profondo sud, dalla Campania... Un po' albano. Ragazzi, fanno la fila per conoscere questi tronisti. Poi li vedi a Milano, davanti all'Hollywood, che aspettano me per farli entrare. In Viale Monza, davanti a Lele. No, lì prendono il caffè perché lo mettono su conto di Lele. Senta, Mammato, ci lasci con delle chicche di questa settimana? Qualche scoop? Ci sono le scoop. Vada diretto, solo che c'erano 40 donne in immagine. Ecco. Per fare un contorno, perché di solito gli artisti, i tronisti, i calciatori. Basta. C'erano un'abbondanza di uomini. Abbiamo pensato quest'anno di portare 40 ragazze in immagine. Un po' profumiere, eh. Molto sciampiste. Esatto, ci piace. E io un giorno, visto che loro le donne le abbiamo messe sempre per risparmiare, le abbiamo messe in un altro albergo, non come il nostro. Ecco, bravo. Io sono andato a controllare quante camere, come stavano, perché sono ragazze brave, splendide, e volevo far sì che loro, se in casa servisse qualcosa, io sarei a disposizione. Sono andato lì in quell'albergo, su 25 camere, 24 camere non si erano ritirate. No! E lei è andato a chi l'ha visto? Non le riescono a trovare. No, ancora? Dove sono? Da lavare i capelli? No, perché giocavano in casa, sono tutte nelle camere dei calciatori.
Vedete, amici, Enzo Mammato è un mashup di emozioni. È un personaggio, uno showman, è un postino di Maria. Fa tutto, me lo porto via io perché lo assumo ufficialmente a fare animazione con me. Ci piace. Ragazzi, io voglio dire che voi, con la vostra trasmissione Play TV, siete state la ciliegina sulla torta. Spero di avervi il prossimo anno. Siete simpatici, siete intelligenti, siete una trasmissione da guardare. Il resto è solo imitazione. Ciao, Enzo Mammato. Che dire?